Ora vediamo i grafici del moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato e decelerato. Ricordiamo le formule, sono due, una la velocità dell'oggetto al passare del tempo e l'altra formula è lo spazio percorso dall'oggetto dopo un certo tempo t. Queste due formule si chiamano le leggi orarie. Modifichiamo leggermente la seconda formula in modo da esprimere la posizione al posto dello spazio percorso, due concetti diversi che spesso gli studenti confondono. Vediamo la differenza con questo disegnino. Qui abbiamo una macchinetta che si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato, la sua velocità aumenta nel tempo. All'istante 0 la sua velocità non è 0 in generale, sarà una certa velocità, per esempio verso destra, che chiamiamo V0, velocità all'istante iniziale. Dopo un certo tempo t, la sua velocità sarà aumentata e sarà diventata v. Dopo un po' più di tempo, la sua velocità sarà ancora più grande. La posizione della macchinina, è rappresentata dalla lettera S. Se immaginiamo un sistema di riferimento sulla strada per cui in questo punto, poniamo il valore posizione uguale a 0, per esempio, allora la posizione della macchinina all'istante 0 la chiamiamo posizione iniziale, S0. E non si chiama SO come spesso la chiamano gli studenti, S0, posizione all'istante 0, che non necessariamente coincide con la posizione di riferimento. Quindi la posizione iniziale, S0, dopo un certo tempo la posizione è cambiata, è diventata S e poi cambierà ancora in futuro. Invece lo spazio percorso è la strada che la macchinina ha fatto in questo tempo T, quindi lo spazio percorso è questo tratto. Mentre invece la posizione raggiunta all'istante t è la distanza che separa la macchinina dall'origine del sistema di riferimento. Per esempio, se la macchinina all'istante 0 sta in posizione 10 metri, S0 uguale 10 metri, e all'istante t sta in posizione 50 metri, lo spazio percorso sarà di 40 metri, da 10 a 50, ma la posizione sarà 50 metri perché la posizione va riferita alla posizione di riferimento S0, S uguale a 0. Quindi vediamo che posizione e spazio percorso sono due cose diverse. Quindi ricapitoliamo: lo spazio percorso è stato di 40 metri, ma la posizione è al chilometro, diciamo 50, o meglio al metro 50, perché si trova a 50 metri dalla posizione di riferimento. Come si fa a passare dallo spazio percorso alla posizione? Basta esprimere lo spazio percorso, delta S, come differenza tra la posizione finale e quella iniziale, S-S0. Quindi andando a sostituire S-S0 e ricavando la posizione finale S, questa, otteniamo, la formula per la posizione S uguale S0 più questi termini. Discorsi simili valgono per il moto rettilineo uniformemente decelerato, dove si vede che la macchinina, ha la stessa velocità V0 di prima, ma perde velocità anziché acquistarla, perché sta frenando. A un certo punto arriverà, a fermarsi per un attimo, per poi tornare indietro e invertire la velocità, che diventerà quindi negativa. Per convenzione, le velocità verso destra le consideriamo positive e le velocità verso sinistra negative. Poi il moto rettilineo uniforme è un caso particolare del moto rettilineo uniformemente accelerato o frenato. Basta porre l'accelerazione 0 in queste formule. Ponendo A uguale a 0, quindi vanno via questi termini, e rimane V uguale V0, che vuol dire la velocità in ogni istante si mantiene uguale alla velocità iniziale. E la posizione assume questa legge oraria, semplificata perché non c'è l'accelerazione. Ora riportiamo in grafico queste due leggi orarie, la velocità e la posizione in funzione del tempo. Quindi qui scorre il tempo e qua riportiamo la velocità e qua riportiamo la posizione in colore verde e rosso. La prima formula, la prima legge oraria, ci dice che la velocità è costante, quindi nel grafico abbiamo una retta orizzontale, perché la velocità in ogni istante mantiene il suo valore V0. E questa retta sarà sopra l'asse delle t, se è un valore positivo. Quindi se la macchina va in avanti, V0 positiva. Se invece la macchina va indietro, questo valore V0 sarà negativo e questa retta orizzontale si troverà sotto l'asse delle t, l'asse dei tempi. Invece la legge oraria della posizione, vediamo che rappresenta anche lei una retta, ma non una retta orizzontale, una retta che intercetta S0, quindi interseca l'asse verticale nella posizione iniziale S0, e poi
andrà verso l'alto o verso il basso questa retta, a seconda che la macchinetta vada in avanti o indietro. Se va in avanti, infatti, abbiamo V0 positiva. E V0 è il coefficiente angolare di questa retta, in quanto questa legge oraria va letta come y uguale, come se in matematica fosse y uguale y0 più coefficiente angolare per x. Quindi V0 rappresenta il coefficiente angolare di questa retta, una macchinina che va in avanti ha una V0 positiva e quindi la retta è rivolta a salire. Se invece la macchinina va indietro, V0 è negativa e la retta va a scendere. Questo è logico perché la posizione l'abbiamo riportata sull'asse verticale. Questo vuol dire che è come se questa strada, che abbiamo disegnato prima in orizzontale, adesso fosse messa in verticale, come se noi dovessimo guardare il disegno ruotato di 90 gradi. Quindi qui abbiamo la macchinina che va in avanti, e qua invece abbiamo la macchinina che va indietro. La sua posizione iniziale all'istante 0 è S0, dopodiché se la macchinina va in avanti, la sua posizione aumenta nel tempo e l'aumento è dato da questa retta. Se la macchinina invece va indietro, la sua posizione diminuisce nel tempo e quindi la retta va verso il basso. Poi possiamo distinguere il caso in cui la macchinina va avanti o indietro molto veloce o lentamente. Prima, per esempio, andava avanti o indietro lentamente. Se la macchinina va avanti o indietro molto veloce, allora il valore di V0, sia in positivo che in negativo, è molto più grande e quindi queste due rette orizzontali sono molto più distanziate dall'asse dei tempi. Di conseguenza, il coefficiente angolare V0 di questa retta è maggiore sia in positivo che in negativo e queste due rette, quindi, che rappresentano la posizione che cambia nel tempo, la posizione della macchinina, queste due rette sono molto più inclinate, hanno una maggiore inclinazione perché hanno un maggiore coefficiente angolare, ma questo è anche logico, perché se la macchinina sta andando in avanti molto veloce, allora percorre molta strada in poco tempo e quindi la sua posizione cambia in fretta, passa poco tempo e la sua posizione sale molto, oppure la sua posizione diminuisce di molto se sta andando indietro molto veloce. Infine, passiamo al moto rettilineo uniformemente accelerato o frenato. In questo caso riscriviamo le formule e le leggi orarie senza togliere l'accelerazione. E quindi cominciamo con la legge oraria della velocità che ci dà la velocità della macchinina in ogni istante, sapendo che all'inizio la sua velocità è V0. Ora, questa legge oraria non rappresenta più una retta orizzontale come era prima, in quanto c'è il termine A per T, è come se fosse invece è una retta obliqua, inclinata, con coefficiente angolare più o meno A. Quindi un coefficiente angolare positivo o negativo in base al fatto che la macchinina sta accelerando, sta frenando. La macchinina all'istante iniziale ha la velocità V0, che è questo valore sull'asse delle velocità. Potrebbe essere questo valore qua. Se la macchinina andasse a velocità costante, l'andamento della velocità nel tempo, il grafico sarebbe una retta orizzontale come era prima, una retta così. Invece la velocità, immaginiamo che aumenti, quindi in modo rettilineo uniformemente accelerato, questa velocità aumenta ed ecco che si vede infatti che questa velocità nel tempo diventa sempre più grande. Questo se la macchinina accelera poco, se la macchinina accelera tanto, la velocità aumenta molto più rapidamente, quindi sarà più inclinata questa retta. Del resto è logico perché il coefficiente angolare della retta è l'accelerazione. Una macchinina che accelera tanto ha un coefficiente angolare, cioè la retta, che rappresenta la velocità che cresce, ha un coefficiente angolare maggiore. Se invece la macchinina decelera, questo coefficiente angolare è negativo, ma del resto è anche logico che la retta va verso il basso, perché la velocità diminuisce. Questo è il caso in cui la velocità diminuisce lentamente, quindi una piccola decelerazione, questo è il caso di una velocità che diminuisce molto, una grande decelerazione. E infine l'ultimo grafico che ci manca è quello della posizione della macchinina. Come si vede dalla legge oraria della posizione, questa è una parabola. Infatti in matematica si leggerebbe y uguale y0 più un certo coefficiente per x, più o meno un mezzo a è il coefficiente del termine x quadrato. Quindi abbiamo una parabola, che ha per primo coefficiente più o meno un mezzo a. E questi sono i grafici di questa parabola che viene fuori. Cominciamo con il caso in cui l'accelerazione è positiva, quindi abbiamo parabole con la concavità rivolta in alto. Per
perché il primo coefficiente della parabola, cioè il coefficiente del termine t alla seconda di secondo grado, è positivo, infatti è un mezzo a. Abbiamo quindi queste due parabole. La prima parabola è riferita al caso in cui la macchinina accelera poco e la seconda parabola invece ha una maggiore concavità e rappresenta la macchinina che accelera tanto, perché si vede infatti che a partire da questa posizione iniziale percorre più strada rispetto al caso in cui accelera poco. E dobbiamo sempre immaginare la macchinina che cammina qua, e questa è la strada vista come in verticale, come se noi la guardassimo da destra. Come si fa però a disegnare queste parabole? Bisogna conoscere la velocità iniziale, V0. Infatti, come abbiamo visto prima, nel moto rettilineo uniforme, questa sarebbe il grafico della posizione se la velocità si mantenesse costante. Qui sto immaginando una macchinina che all'inizio sta andando verso destra, quindi ha una velocità positiva. Se però accelera, la sua posizione aumenta più rapidamente di come aumenterebbe andando a velocità costante. Ecco perché la parabola si inclina verso l'alto, si piega verso l'alto rispetto alla retta. Se invece la macchinina sta rallentando, la parabola avrà la concavità in basso, si piega verso il basso, tanto maggiormente quanto è grande la decelerazione. Questo si vede anche matematicamente, perché il primo coefficiente, il coefficiente del termine di secondo grado, t alla seconda, è negativo, meno un mezzo a, ed è tanto più grande in negativo quanto maggiore è l'accelerazione, cioè la decelerazione. Quindi con una grande decelerazione viene una parabola più stretta. Perciò bisogna sempre partire con parabole che hanno inizialmente la stessa inclinazione della velocità iniziale, data dalla velocità iniziale, dopodiché le parabole si sviluppano con concavità in alto o in basso, a seconda che l'accelerazione sia positiva o negativa. La velocità, data da questa legge oraria verde, rappresenta graficamente l'inclinazione della retta tangente in ogni punto alla parabola. Per esempio, quando la macchinina rallenta, a un certo momento la sua velocità sarà zero. Abbiamo visto infatti anche prima che la macchinina parte da questa posizione, va in avanti, a un certo punto si ferma e torna indietro. Il punto in cui si ferma è quando la sua velocità è zero. La velocità uguale a zero la riconosciamo perché la retta tangente alla parabola è orizzontale. Sappiamo infatti che la velocità è rappresentata dalla linea tangente alla curva rossa, quindi alla parabola. Una linea verde orizzontale rappresenta una velocità nulla. La stessa cosa accade se la decelerazione è maggiore. In questo caso la macchinina farà meno strada, perché farà appena pochi metri e subito la sua velocità si azzererà. Quindi, mentre prima arrivava fino a questa posizione, che è il punto di inversione del moto, quindi arrivava qui e qui invertiva il moto in corrispondenza del punto più alto della parabola, adesso invece arriva soltanto qua, inverte il moto molto prima, quindi parte da S0, arriva qui, inverte il moto e torna indietro, e si vede che infatti la posizione torna indietro verso il basso, a significare che la macchinina è arrivata fino a questa distanza da S0 e poi è tornata indietro verso il basso, camminando su questa strada. Si vede anche che la velocità diventa negativa, perché l'inclinazione della retta tangente è rivolta a scendere, mentre invece quando le parabole sono rivolte con concavità in alto queste velocità aumentano. Infatti si vede che la retta tangente diventa sempre più inclinata. Qui è l'inclinazione inizialmente è questa tratteggiata, poi aumenta sempre di più, a dimostrazione del fatto che la macchinina sta aumentando la sua velocità. Tutte queste cose, questi grafici, possono sembrare molto artificiali, molto astrusi, attraverso però gli esercizi che vedremo nei video successivi si potrà prendere dimestichezza con questi discorsi, e quindi molti concetti che magari adesso non sono ancora chiari si chiariranno proprio attraverso gli esercizi.